da dove ci siamo lasciati, quindi 2 settimane fa. La nostra parola chiave, sempre diateche, che ha 2 radici, giustizia e ordine. Vedo la giustizia, credo che abbiamo parlato a lungo. Giustizia significa essere fedeli al patto. Quando noi leggiamo il giusto corre sempre verso il nome del Signore, non è solo riferito a quello che sta facendo, ma a colui che è fedele ai patti, colui che è fedele a Dio, corre sempre verso il nome del Signore. Sapete, quando una persona è infedele, non ha il coraggio di andare dal Signore, è vero? Lo pensate voi? Ma se io sono fedele a Dio e faccio del mio meglio per servire Dio, io ogni mattina dico: Signore, ti amo. Amen. Amen. Alleluia. La discesa di Salomone iniziò quando lui cominciò a guardare verso l'esterno, verso fuori. Da promettere che la prima moglie era la figlia del faraone, tra virgolette. E quindi, ma lui fu fedele a Dio, probabilmente lui teneva bene, aveva comunione con Dio, probabilmente smise di avere comunione con Dio e cominciò fino al punto di non avere più relazione con Dio. E questo lo ha portato dove lo ha portato. Amen. Allora, è importante pregare, chiesa. Allora, non è vero che solo il pastore deve pregare, non è scritto da nessuna parte. Dio dice di pregare per non entrare in tentazione. Amen. Soprattutto fa riferimento per non essere vinti dalla tentazione. Amen. 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 Quindi, giustizia. E voglio continuare parlando stasera, continuando invece in merito all'ordine. C'è una cosa che voglio condividere con voi. Che è una curiosità, ovviamente io non l'ho citato perché era tardi, e questa l'ho presa da un dizionario biblico, l'avevo già segnato, ma prima di passare, perché sto, come dire, questo per noi è molto importante, ho preso questa parola che lo scrittore di questo dizionario biblico scrive 2 cose e dice: l'imposizione delle mani è un atto che spetta a coloro che sono coinvolti o coloro che sono chiamati, scelti da Dio. E poi scrive e dice: resta evidente tuttavia che l'uomo chiamato è reso qualificato da Dio. Chiaro? L'uomo chiamato è reso da Dio qualificato. Eserciterà il suo ministero nel quadro o nell'ambito, gli dice nel quadro, del corpo di Cristo per l'utilità comune. Cosa vuol dire? Qui stiamo parlando di ordine. L'uomo che Dio sceglie, e qui potremmo aprire un grande capitolo. La Bibbia dice: ma io ho sentito che c'è la pastora. Preferisco non commentare questo, ma nella parola di Dio io questo non lo leggo. Anzi, addirittura Paolo in un contesto dice alle donne di tacere. E c'è una valida ragione. Un uomo se parla 1 minuto al telefono già è stanco. Una donna se parla 10 ore al telefono ha ancora da parlare. Non sono maschilista, è un dato di fatto. Amen. Questa è una realtà. Questa è una realtà. Ma in merito all'ordine della Chiesa, non vuol dire che la donna vale meno dell'uomo, eh? Stiamo parlando di qualcosa che è prettamente nella parola di Dio. Quindi non è quello che io o qualcun altro possiamo pensare. È quello che dice la parola di Dio.
Amen. Quindi qualcuno dice, ma io so che da quella parte c'è la pastora, io non voglio commentare il merito, non mi compete, ma questa è la mia opinione. Amen. Ok? Perché dico questo? Perché nella gestione, uso questa parola, nel modo di gestire la comunità, quindi la Chiesa, dobbiamo fare tutto con ordine. Alleluia. Dobbiamo fare tutto, e quando si parla di ordine, si parla secondo le indicazioni della parola di Dio. Se vi ricordate, io ho parlato dell'arca. Noè si è adeguato a tutte le indicazioni che Dio gli aveva dato. E lui non era un armatore, cioè non era un costruttore di barche. Amen. Così come nella costruzione del tabernacolo, Dio diede a Mosè tutte le indicazioni di come doveva essere costruito e quali materiali usare. Amen. Perché dico questo? È un'osservazione che non ci vuole molto a capirla, no? Se Dio avesse detto a Noè, pensaci tu, voi pensate che Noè avrebbe costruito l'arca? E se l'avesse costruita, avrebbe fatto la fine del Titanic? Se Dio non avesse dato le indicazioni a Mosè, quando pioveva, non pensate voi che probabilmente qualche goccia d'acqua sarebbe entrata nel luogo santissimo? Amen. Pensate per questo? Io lo penso. Amen. Alleluia. Quindi, nella volontà di Dio, perché la Bibbia dice che Dio è un Dio di ordine, ovviamente non vuol dire che nell'ordine dobbiamo stare in silenzio. Noi dobbiamo continuare a pregare al Signore, dobbiamo pregare gli uni per gli altri. Amen. Amen. Ma l'ordine non è che io devo rimanere in silenzio, l'ordine è che io devo rispettare le regole della dottrina che Dio ci ha insegnati e noi le leggiamo nella sua parola. Amen. 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 Alleluia. Alleluia. Questa premessa in merito all'importanza dell'ordine della Chiesa e conseguenze a causa del disordine della Chiesa. Lo leggiamo, lo leggeremo nell'epistola a Tito. Tito era un giovane pastore. Molti anni fa, le ragazze si innamoravano dei ragazzi che dicevano ho una chiamata a predicare, anche se erano brutti. È vero, è verissimo. I ragazzi invece volevano sposarsi con la ragazza anche se era bruttissima, l'importante è che sapeva suonare il piano. E io direi a sto ragazzo, avrei detto, ti sposi il piano o la ragazza? O la ragazza? Ti sposi l'uomo e il ragazzo o ti sposi il ministero? Amen. Sapete, quando c'è un'esperienza si rischia di cadere nella trappola dell'ignoranza, amen, della stupidità. Paolo chiede a Tito, che era un giovane, di andare a Creta perché c'erano seri problemi. La lettera, che sono tre capitoli, leggeremo, li analizzeremo un po' per volta, in realtà non sono tre lettere diverse, è una sola lettera. Ovviamente sta divisa in tre perché Paolo elenca tre problematiche diverse che stavano accadendo a Creta. Amen. E sapete cosa stava accadendo? C'era disordine. Il primo che si alzava faceva, il primo che pensava agiva. Questo non è nella parola di Dio. Amen. Ed è molto probabile
che chi si prendeva cura prima di Tito era molto superficiale, non so cosa dire, non so cosa pensare. Alleluia. Amen. È necessario che ci sia ordine nella Chiesa, come c'è ordine a casa nostra. Amen. Come c'è ordine in macchina. Chi di voi metterebbe la spazzatura in macchina per una settimana? Sfiderei chiunque. Amen. Amen. La mattina abbiamo il fagottino da buttare, vero? Amen. Perché non vogliamo che a casa ci sia cattivo odore e non vogliamo che non ci sia neanche in macchina. Perché onestamente se in macchina ci fosse cattivo odore, io preferirei andare a piedi. In tutto nella vita c'è ordine. Amen. Nella nostra vita. Facciamo di tutto per non essere scapigliati. Amen. Facciamo di tutto per non andare in giro con i vestiti sporchi. Alleluia. Questa lettera fu scritta intorno al 64 d.C. e Tito fu incaricato dall'apostolo Paolo a mettere ordine nella chiesa di Creta. Ora, ci sono tre capitoli che compongono l'epistola, questa lettera. Il capitolo 1 parla in modo particolare di mettere ordine. Il capitolo 2 parla della qualità di una chiesa sana. E il capitolo 3, quello di Sertosto, Paolo dà a Tito istruzioni contro i ribelli della chiesa. Nessun pastore staccherà il collo. No. Ma nessuno deve permettere che ci sia ribellione nella chiesa. Perché la ribellione non è da Dio, Amen. È dal diavolo. Alleluia. Il diavolo si ribellò contro Dio. Amen. E se il pastore ti dice che è meglio non fare quella cosa, è meglio che non la faccio. Non è perché lui vuole prevalere sulla tua opinione, perché molto probabilmente non vuole magari esporti ad un problema, non vuole dirti il perché, ma preferisce che quella cosa non venga fatta, ma per il tuo bene. Amen. Perché nella Chiesa non c'è concorrenza. Amen. 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 Nella Chiesa non c'è concorrenza. Amen. Capitolo 1 di Tito. Quindi Paolo scrive a Tito dando istruzioni in merito all'organizzazione della Chiesa e anche alla disciplina. E capitolo 1, come meglio prima ci sono i saluti dal verso 1 al verso 4. Leggiamo dal verso 5 e dice: per questa ragione ti ho lasciato a Creta affinché tu metta ordine. Paolo lo scrive, verso 5. Alle cose che restano da fare e costituisca degli anziani in ogni città come ti ho ordinato. Poche parole, io ho bisogno di qualcuno che mi guida. La ragione per cui Paolo dice a Tito è bene che tu scelga degli anziani, così come ho detto prima, gli anziani non sono dei pastori o dei ministri che dicono tu non puoi dirmi nulla. Gli anziani sono dei fratelli che si devono occupare, in questo caso, si occupavano dei bisogni della Chiesa, delle vedove, amen, degli orfani. Magari forse di evangelizzare. Amen. Quindi Paolo dà istruzioni a Tito dicendo tu non puoi fare tutto da solo. Quindi ci siano dei fratelli, ok, che ti possono aiutare affinché la Chiesa possa continuare ad andare avanti. Amen. Amen. Io penso che se in Chiesa ci sono dei persone giovani o meno giovani che possono predicare, io credo che se il pastore non c'è per valide ragioni, ok, io credo che il servizio deve continuare ad esserci. Amen. 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 Se non c'è nessuno, servizio di preghiera, ti ricordi, per molti anni, ma se c'è qualcuno, che ben venga. Amen. 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 Ma non vuol dire che gli anziani della Chiesa hanno autorità sulla Chiesa, chiaro? Amen. Gli anziani non hanno nessuna autorità, ok? Amen. Amen. Io non potevo essere sia qui che in Sicilia contemporaneamente.
E poi dice, dà delle indicazioni in merito alla conduzione di chi poteva aiutarlo nella conduzione o, come dire, nell'organizzazione e nella disciplina del servizio. E dice, se uno, verso 6, se uno è irreprensibile, ovviamente parla di persone sposate, marito di una sola moglie, che ha figli fedeli, che non sono accusati di dissolutezza o insubordinati. Amen. Questo è importante. Amen. E noi come genitori siamo responsabili come noi insegniamo i nostri figli. Amen. Se mio figlio si deve, o mia figlia si deve scatenare, la faccio scatenare a casa, non in chiesa. Amen. Se deve rompere i vasi, rompersi quelle di casa. Perché a scuola lo mettono o la mettono in castigo. Poi parla del vescovo. Dice infatti, verso 7, come amministratore di Dio deve essere irreprensibile, non arrogante, non iracondo, non dedito al vino, non violento, non avido di disonesto guadagno, ma ospitale, amante del bene, assennato, giusto, santo, padrone di sé. Cosa vuol dire padrone di sé? Sapersi contenere. Alleluia. Non esternare in maniera plateale il dissenso su una certa cosa, cercare di mettere, buttare acqua al fuoco e non legna al fuoco. Amen. Amen. Contenere le proprie opinioni. Amen. Io so che su certe cose, proprio dico, generalizzo, probabilmente tutti non la pensate come me. E quello cosa vuol dire? Che siete inferiori a me? No. Amen. La tua opinione o la mia opinione che non vada in conflitto con la parola di Dio non è motivo di colluttazione fra me e te. Quindi padrone di sé vuol dire contenersi. Amen. Amen. Sapete dove questo errore o questa attitudine è emersa? Qualche anno fa. Vaccino sì, vaccino no. Vaccino no, vaccino sì. Chi si vaccina va all'inferno, chi non si vaccina va in paradiso. Dio mio, Dio mio, padrone di sé. A me non importa chi si sia vaccinato o chi non si sia vaccinato. A noi interessa essere salvati, essere uniti con il Signore. Questo è quello che a noi interessa. Oh, vedi, se io mi fossi vaccinato mi sarei sentito male. Ma quelli sono fatti tuoi. Non devi giustificarti e io non devo giustificarmi. A me, essere padrone di sé. Tutto quello che non ha niente a che vedere con la parola di Dio è opinabile. Ci sono persone che mangiano riso 24 ore al giorno, meglio 3 volte al giorno, vero? 3 volte al giorno. A me piace il riso. A me. Io ho mezzo sangue filippino. A me piace il riso. A me, anche soltanto scotto, non sto scherzando, la mia moglie è testimone, io mangio il riso a pranzo tutti i giorni. Un po' d'olio, un po' di pepe nero, sarebbe la fine del mondo. Poi se fosse fatto con ragù, ma non tutti piace il riso. Ma non ha niente a che vedere con la parola di Dio. Io non mangio l'agnello, ma non perché si chiama agnello. Non mi piace. Cosa vuol dire che chi, a chi piace l'agnello dico no, mi dai una bella bistecca fiorentina, vi dico, non ha niente a che vedere con la parola di Dio. Amen. Qualcuno potrà decidere se l'acqua deve essere gasata o liscia, ognuno decide di bere quello che vuole, l'importante è che nessuno si ubriachi. Amen. Ubriacarsi è contro la parola di Dio. Amen. 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 Ma io mi embriaco, vado a letto presto, così mi scordo tutto. Hai sbagliato. Amen.
Ecco perché è meglio non bere vino. Perché in un momento di debolezza, se uno dovesse bere un dito di vino così, poi berrà un dito di vino così. Meglio bere acqua. Amen. Come dice, a me piace la Coca-Cola. Fra l'aranciata e la Coca-Cola io preferisco l'aranciata. O la Coca-Cola. Cosa preferisci? Chinotto. Il chinotto. L'importante è che sia un alcolico. Guardate cosa dice il verso 9. Dice che ritenga fermamente la, dice, la fedele parola secondo l'insegnamento. Alleluia. Amen. Alleluia. La Chiesa ha bisogno che qualcuno insegni la parola. Amen. 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 Quindi noi abbiamo bisogno di insegnare la parola di Dio. Che qualcuno ci insegni la parola di Dio. Amen. Affinché noi possiamo ricordarci che quella cosa è meglio non farla e fare un'altra cosa che ci fa star bene con Dio. Quindi che ritenga fermamente la fedele parola, cioè che non cambia mai. La parola di Dio non cambia mai. Il modo di adorare Dio non cambia mai. A me mi preoccupa quando una persona che prima gioiva, esaltava e poi magari adesso rimane in silenzio. C'è qualcosa che non va. E non è la Chiesa, non è la presenza di Dio, non è il fratello, non è la sorella, sei tu. Alleluia. C'è qualcosa che non va nella tua vita, perché la parola di Dio è fedele. Alleluia. Amen. E io non credo che per pregare devo per forza sentire la musica sottofondo, perché magari comincio a cantare quel cantico e sto ripetendo le parole che l'autrice, l'autore di quel cantico ha cantato. Io ho bisogno di parlare con Dio. A me, immaginate che mentre parlo con mia moglie, accendo la radio, c'è il giornale radio, cerco di parlare con mia moglie. Oppure c'è un brano, anni 70, anni 80, che magari parla di amore. Io cosa faccio? Amen. Dobbiamo parlare con Dio. Per essere in grado di esortare nella sana dottrina e di convincere quelli che la contraddicono. Alleluia. Amen. Paolo sta dicendo a Tito: ci sono persone in chiesa dove magari hanno due facce, vogliono apparire fedeli alla parola, ma in realtà loro hanno delle opinioni che contraddicono, la parola di Dio. Amen. Amen. Alleluia. Tutto quello che non è scritto nella parola di Dio, io non ho motivo di commentarlo. Se stai facendo bene dovrai darne conto a Dio. Se stai facendo male dovrai darne conto a Dio in ogni caso. Alleluia. Amen. Ma se c'è qualcuno che contraddice la parola di Dio, ovviamente faccio riferimento alla santità, al modo di vestire, al modo di fare. Amen. Lì nessuno può dire la mia opinione è questa o è quest'altra. Quello che è scritto nella parola di Dio è quello che noi dobbiamo fare. Amen. 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 E questo vale sia per gli uomini che per le donne. Amen. Alleluia. Ci sono dei luoghi dove noi non dobbiamo andare. Amen. Amen. Alleluia. Amen. Amen. Alleluia. Amen. Se io mi spoglio davanti a altre persone, io sono nudo. Poco conta che sia estate o inverno. Oh, ma tutti gli altri si spogliano. Noi dobbiamo essere cristiani. Amen. Altrimenti Amen. Non lo siamo. Alleluia. Siamo frequentatori. Amen. Amen. Alleluia. Alleluia. Verso 10. Vi sono infatti, specialmente fra quelli della circoncisione, molti insubordinati, ciarlatoni e seduttori, ai quali, guardate che parole usa forti Paolo, amen, amen. Bisogna tappare la bocca. Amen. Alleluia. Amen.
Io lo condivido appieno. Se c'è una persona che cerca di creare problemi in chiesa, ha due possibilità: o si chiude la bocca o io gli apro la porta. Io non sono Dio, ma quando Dio ha visto che Lucifero aveva creato scompiglio, Dio non lo ha supplicato a rimanere fermo. Dritto dritto, con tanti pianeti proprio sulla terra. Lo mandava, che so, a Giove, ma gli girava la testa. No? A me, capite quello che voglio dire? A me, il popolo di Dio non ha bisogno di critici che cercano di distruggere la Chiesa. Amen, alleluia. Amen. Qualcuno cercò e ci riuscì in un certo senso a far perdere la pazienza a Mosè. Dio ha capito che c'era qualcosa che stava logorando Mosè. Cosa ha fatto? Vi ricordate? Core? Core entrò nel cuore della terra. Brum. Non sono neanche stati sepolti, sono andati direttamente all'inferno. Amen. E questa è la parola di Dio. Io devo avere paura nel cercare di mettere il mio io fra Dio e la Chiesa. Amen. Alleluia. Io devo avere paura, non devo contraddire, non devo modernizzare la parola di Dio, perché Dio è lo stesso ieri, oggi in eterno. Amen. Alleluia, alleluia. Alleluia. E dice che sono ciarlatoni, cioè che parlano, bla bla, che cercano di inculcare delle loro opinioni, seduttori. Sapete, le persone che dicono tu devi fare quello che ti dico io, se quello che ti dico io è sbagliato, non lo devi fare. Amen. 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 Se io non sto vivendo per Dio, hai bisogno di guardare sempre Dio. Ecco perché abbiamo il dovere di guardare Dio e non l'uomo. Amen. Alleluia. Perché nessun uomo mai saremo perfetti. Amen. Amen. Alleluia. Guardate cosa dice il verso 11. Questi sovvertono famiglie intere. Vi può sembrare strano, ma queste cose sono successe. Non vi dico chi, non vi dico quando, non vi dico dove, ma sono successe. Persone che vanno a casa di famiglie e dicono: vedi, il pastore quando predica è troppo serio, non racconta le barzellette. Il pastore, lui pensa di sapere, ma lascia perdere. Abbiamo bisogno ogni tanto a turno di prendere il controllo della piattaforma. Queste cose succedono, non sto dicendo stupidaggi, perché tutti siamo importanti, tutti siamo chiamati, sì, è vero, alla salvezza però. Amen. Amen. Io non ho bisogno di vedere te, me ed altri sulla piattaforma affinché la dicano quanto siete carini. Magari so che è il mio turno e quindi mi vesto più bene. Magari la sorella metterà la gonna lunga e larga, perché tutti mi devono vedere. Però quando sto là metto la gonna corta con lo spacco. Amen. Alleluia. Oh, fratello, di solito arriva in ritardo in chiesa. Quella domenica puntuale, arriva in anticipo. E anzi lo trovi all'altare che sta pregando. Magari è da mesi che non prega, però la parte la deve fare. Alleluia. Queste cose succedono. Amen. Succedono. Amen. 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 In occasione del raduno giovanile, una persona così, che già ci conosciamo già da anni, e lui mi diceva: quando tu senti una certa organizzazione o un'altra organizzazione e dicono che stanno predicando la verità, gli ho detto: non ci credere. Io ho detto: non ho bisogno della tua informazione, sono i frutti che si vedono. Se non viola la santità, non amano Dio.
Amen. O pensano di amarlo, o pensano di amarlo a modo loro. Amen. Se non c'è santità, non c'è dottrina. Amen. E se non c'è santità, non c'è unzione. Amen. Perché se non c'è santità, non ci può essere Dio. Amen. Perché se Dio fosse dove non c'è santità, avremmo un Dio di confusione. Ma Dio è un Dio di ordine. Amen. E Dio è santo. Alleluia. Amen. Alleluia. È la sua presenza dove c'è la santità. Amen. Amen. Io ho il dovere di ricordare a tutti noi la santità e i principi di santità. Ho il dovere di ricordarlo. Prima a me e poi a voi. Amen. 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 Alleluia. Alleluia. Quindi alcuni che sovvertono famiglie intere insegnando cose che non dovrebbero. Amen. Un evangelo più soft. Un evangelo più leggero. Ma Paolo dice, se io vi dovessi evangelizzare un altro evangelo, amen, detto sì, io stesso maledetto. Alleluia. Amen. Amen. E dice, per quale ragione? Per amore di disonesto guadagno. Guardate quello che Paolo ha scritto a Timoteo circa 2000 anni fa, non è cambiato. Amen. Alleluia. Predicano o insegnano quello che senti nel tuo cuore, non c'è problema, tanto Dio è buono. Ma certo che Dio è buono, è anche giusto. Ecco la scusa: fai quello che senti nel tuo cuore, puoi fare tutto quello che vuoi. Amen. Ogni tanto, se sei al lavoro, puoi fumarti una sigaretta, basta che non sia spinello, però una sigaretta col filtro, perché senza filtro ti fa male. Sei stanco, va, beviti un po' di liquore, così vai a letto tranquillo e ti addormenti. Queste cose vengono fatte o dette perché non sono interessate alla salvezza delle persone. Amen. Non sono interessate alle loro decime. Amen, amen. E alle offerte. Questo purtroppo oggi succede. È molto triste dire questo. Ma succede per avido guadagno, per denaro. Amen. 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 La Chiesa non deve mai scendere a compromesso. Amen. Nel momento in cui si scende di un gradino, si è destinati a continuare a scendere. Noi dobbiamo salire. Amen. Alleluia. E a proposito delle decime, io ringrazio Dio, ma ringrazio chiunque fedelmente dà la decima. È stato possibile poter aiutare i nostri ragazzi, eh? Amen. Amen. Oh, ma tanto sono gli altri che danno la decima, per me non è importante. La decima tu non la dai alla Chiesa, io non la do alla Chiesa, manca al pastore. Amen. Noi diamo la Chiesa, la decima al Signore. Amen. E se ho guadagnato 100 euro, non devo mettere 3 euro nella busta. Meglio non mettere niente, perché mettere 3 euro non sto prendendo in giro il pastore, sto rubando Dio. Ladro per ladro, meglio che non metto nulla. A me non è mai un cappuccino e un cornetto. Amen. Verso 12 dice: uno di loro proprio, un loro profeta, ha detto: i cretesi sono sempre bugiardi, male bestie, ventri pigri. Che parole, che parole. Sempre. Quindi uno di loro, quindi diciamo che i cretesi, quindi due isole, che competizione fra quelle due isole, no? Quindi, come dire, c'era competizione, c'era guerra, c'era malignità. Dobbiamo stare attenti a criticare gli altri. E se c'è una cosa che ho il dovere di dire a noi, a volte viene usato dire: ma guarda, sono arrivati cani e porci. Attenzione, viene detto queste cose: ma guarda, pure i cani e porci. L'uomo non è né cane, amen, e né porco. Amen. 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 Diciamo, sono entrate persone di tutte le razze, di tutte le specie, di tutti i caratteri, ma non usiamo questo.
perché stiamo offendendo Dio. Alleluia. Perché Dio ha creato l'uomo alla sua immagine e alla sua somiglianza. Alleluia. L'uomo non è né un pesce né una scimmia. Amen. Anche quando non si fa la barba non sarà mai una scimmia. Alleluia. Questa testimonianza è vera, per questo motivo riprendili severamente affinché siano sani nella fede. Di cosa sta parlando? Che qualcuno riteneva che gli abitanti di Creta, dove c'era la chiesa, erano delle persone bugiarde. Addirittura qualcuno li definiva male bestie e ventri pigri, cioè persone pigre che non volevano fare nulla. Questa era una chiesa che aveva problemi gravi, aveva problemi seri. Povero Tito. Povero Tito, perché Paolo l'ha lasciato, se l'ha andato. Povero Tito. Lasciami dire una cosa. La bugia è uguale all'adulterio. Amen. La bugia a fin di bene è uguale all'adulterio a fin di bene. Amen. Avete mai sentito parlare di un adulterio a fin di bene? No. O rubare a fin di bene? A chi piacerebbe rubare? A me no. Magari trovare un sacco non di patate, di soldi mi piacerebbe, ma non rubarlo. Amen. Era una chiesa bugiarda. E dove c'è bugia non c'è lealtà. Dove c'è bugia non c'è dedicazione. Dove c'è bugia non c'è adorazione. Alleluia. Silenzio. Amen. Amen. A volte abbiamo detto delle bugie anche in chiesa. Amen. Meglio dire la verità. Se io sono stanco e qualcuno mi chiede: sei stanco? Io no. Dire che sono stanco non è peccato. Amen. Amen. Se qualcuno ti chiede come stai e tu magari non stai bene, dici: no, io sto bene. Magari qualcuno usa grazie a Dio. Già quel grazie a Dio dici una bugia. Cioè tu stai mischiando il sacro con il profano. A tutti capita di attraversare un momento difficile. Amen. Amen. Non è perché il fratello, la sorella o il pastore ti chiede perché vuole sapere i fatti tuoi. Ma se tu dici: sai pastore, sto attraversando un momento difficile, tu mi stai invitando a pregare per te. Amen. Lo faccio tutte le mattine, non per te, per la chiesa, ma quella mattina, per quel tempo, posso pregare direttamente per te. Amen. Sapete, due corde sono più forti di una corda. Amen. Amen. Due lampade fanno più luce di una lampada. Amen. È nella parola di Dio, Amen. Vero? Una corda a tre capi è più robusta che una corda ad un solo capo. Amen. Ma il fatto di esternare che abbiamo bisogno non di aiuto, ma che qualcuno prega per noi, non è vergogna. La Bibbia ci insegna, potete stare in piedi se volete, la Bibbia ci insegna di pregare gli uni per gli altri. Amen. Ho quasi finito, E dice: affinché siano sani nella fede, senza tenersi alle favole giudaiche, né a comandamenti di uomini che rifiutano la verità. Amen. Quando l'uomo cerca di prendere il posto di Dio, il sangue degli altri cadrà sulla sua testa. Alleluia. Amen. Certamente, verso 15, tutto è puro per i puri, ma niente è puro per i contaminati e gli increduli. C'erano persone che andavano in chiesa e non credevano in Dio, o non credevano nella parola di Dio. Erano dei visitatori, non sapevano che fare. Dice: anziché andare in campagna, mi vado in chiesa. Magari trovo la ragazza, quel ragazzo. Anzi, sia la loro mente che la loro coscienza sono contaminati. Erano persone che veramente
avevano creato seri di saggi nella Chiesa. Amen. Essi, verso 16, io concludo, fanno professione di conoscere Dio, ma lo rinnegano con le opere, essendo abominevoli, disubbidienti e incapaci in ogni opera buona. Alleluia. Tito, quando sarà morto, se è stato fedele, Dio l'ha fatto santo subito. Aveva a che fare con una chiesa veramente difficile. Amen. Alleluia. Lui, nonostante era giovane, confidava in Dio. E Dio per certo lo ha aiutato a mettere ordine nella comunità, nella chiesa che c'era a Creta. Amen, amen, amen. Alleluia. Amen, amen. Noi non dobbiamo trovarci in quelle scarpe. Amen. Nel modo più assoluto. Non dobbiamo mai rischiare. Anche perché questa è la mia decisione. Chiunque dovesse mai creare problemi o separazioni, qualcuno c'è stato. A me, prego il Signore che rimangano dove stanno, perché non erano una spina al mio fianco, erano un pugnale. Sapete il pugnale, quello che usava Rambo? Sì. Quello tutto con i denti, bravo, era quello. Amen. Amen. Noi dobbiamo essere uniti, Chiesa. Amen. Tutti abbiamo problemi su questa terra, li avremo sempre, anche i bambini. I bambini quando nascono, la prima cosa che fanno qual è? Piangono. Hanno problemi. La pancia, stitichezza, hanno. È vero? Sì. Poi chi ha, come dell'Italo, che hanno. Amen. Quindi finché si nasce siamo. Quando, finché si sta sulla pancia della mamma, sono 9 mesi di bellissima vita. Dopodiché, questo è quello che riserva la terra. Ma abbiamo il Signore. Amen. Abbiamo l'opportunità di essere fedeli alla sua parola. Amen. Abbiamo il privilegio di essere salvati per grazia. Alleluia. Amen. E abbiamo la parola di Dio e la sua autorità che ci lega, che ci benedice, che ci protegge. Amen. Alleluia. 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 Quindi, come dice un articolo, don't quit, non molliamo. Amen. Dobbiamo andare avanti. Amen. 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 Alleluia. Vogliamo rendere grazie al Signore, vogliamo